Amici della Viaggio del Mondo. Ci troviamo sul Corso Umberto I, conosciuto dai napoletani come Rettifilo, e oggi vi raccontiamo la sua storia. Venite con noi, andiamo. Andiamo. Prima di raccontarvi la sua storia dovete sapere che il Rettifilo, come lo chiamiamo noi napoletani, nasce da un avvenimento pandemico. Qui è possibile passeggiare, perché ci sono anche qui negozi, bar, ristoranti e pizzerie. Se andate verso quella direzione, vale far vedere, potete andare verso la stazione, quindi c'è Piazza Garibaldi. Quindi, come avete capito, il Rettifilo è collegato da Piazza Garibaldi fino ad arrivare a Piazza Bovio, che sta in fondo di qua. Vale, fai vedere? Adesso non si nota, però se andate sempre diritto andate a Piazza Bovio. Amici, dovete sapere che questa strada si chiama Rettifilo perché deriva dalla sua linearità. Ma non solo, anche per richiamare l'idea del filo che veniva usato per costruire i palazzi. Infatti notiamo anche che la strada, vale, fai vedere, è un'unica via diritta che collega Piazza Garibaldi fino ad arrivare a Piazza Bovio, prima di proseguire il nostro percorso qui su Rettifilo, chiamato anche Corso Umberto I, e poi vi spiegherò anche questo perché si chiama Corso Umberto I. Guardate alle mie spalle com'è bella questa università, l'Università degli Studi di Napoli, la Federico II. Bellissima! Nasce il 5 giugno 1224 per volere di Federico II di Svevia, e questa è stata la prima università laica in Europa. Guardate com'è bella! Davvero bella, facciamo vedere l'ingresso più da vicino. Ecco, amici, intanto ne approfitto e vi faccio vedere l'interno dell'università perché è veramente molto molto bella. Guardate qui com'è bella questa università. Spettacolare questa università. Bellissima proprio. Questo è l'ingresso dell'università. Qui ci sono stati anche alunni illustri e presidenti anche della Repubblica, hanno studiato qui, come per esempio Enrico De Nicola, Giovanni Leone e Giorgio Napolitano. Giusto un piccolo accenno, e hanno studiato in questa università, veramente bella. Lasciamo questa bellissima università, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, non ho detto prima che è in stile neobarocco, e dovete sapere anche un'altra cosa, che questa università è l'università più antica di Napoli. Ma di questo ve ne parlerò in un altro video. Napoli è sempre stata una delle città che ha ispirato scrittori, poeti e artisti. Questa è una delle vie principali della città. Corso Umberto I viene costruito già nel 1891 dopo la demolizione delle antiche mura della città. Dovete sapere, Napoli era circondata da delle mura che proteggevano dalle invasioni straniere. Questa strada viene costruita in stile neoclassico, un movimento architettonico che nasce nel 1800 con richiami dell'architettura greco-romana. Ci percorriamo insieme Corso Umberto I. Guardate, ci sono tanti negozi qui. Ecco. A prezzi accessibili. Esatto. Questa è un'altra via dello shopping che parte da Piazza Bovio e arriva fino a Piazza Garibaldi. Guardate com'è bello per questo bar. Un altro negozio di scarpe, questo. Ce ne sono veramente tanti. Ecco, ancora un altro negozio. Amici, siamo arrivati qui a Piazza Nicola More. Ecco, lì c'è una targa che lo dimostra. Noi stiamo venendo, questo è Corso Umberto I, come abbiamo fatto vedere prima. Noi stiamo venendo da laggiù, da Piazza Bovio. Amici, abbiamo preso prima la metropolitana a Piazza Vanvitelli al Vomero e siamo scesi a Piazza Bovio, fermata Università. Ci sono diverse fermate. Abbiamo preso il metro linea 1, qui c'è anche un'altra fermata che è Via Duomo, e successivamente, perché adesso siamo qui in Piazza Nicola More, ai quattro palazzi, conosciuta da noi napoletani, i quattro palazzi, perché sono stati creati in modo omogeneo, perfettamente, i quattro palazzi. Facciamo vedere. Esatto, fai vedere. Uno, Vale. 2, 3 e 4. Per questi quattro palazzi. Bellissime. E successivamente c'è la fermata Piazza Garibaldi. Da Piazza Garibaldi potete prendere tutte le direzioni. Potete prendere la Vesuviana, la Metropolitana e la Ferrovia di Stato. E non solo, potete anche prendere gli autobus, amici, da Piazza Garibaldi. Dopo questa piccola indicazione di come muoversi a Napoli, continuiamo con la nostra storia. Amici, dovete sapere che venne chiamato Corso Umberto I in onore del re Umberto I. Inizialmente venne chiamato Corso Re d'Italia, sempre in onore di Umberto I. Ma perché?
venne chiamato così perché Umberto I era colui che ha aiutato molte persone bisognose a lottare contro la malattia che all'epoca c'era, il colera. Umberto I era definito anche il re buono. Ricordiamo che l'Europa viene invasa da una situazione pandemica molto molto critica, ricordiamo il colera, parliamo del 1884. Colpì le città principali dove c'era più popolazione, Genova, Palermo e Napoli. Ricordiamo che venne in visita il presidente del consiglio Agostino De Pretis, il quale vide la situazione pandemica che stava attraversando Napoli e quindi nacque un programma di recupero, il risanamento della città. E la legge di risanamento della città fu approvata dal sindaco dell'epoca, Nicola Mure, il 15 gennaio del 1885. Cosa consisteva nell'abolire alcuni rioni, senza dare importanza al valore artistico religioso? I primi interventi vennero fatti ai quartieri più bassi. Parliamo di Portopedina, Vitaria e Mercato. Perché vengono fatti questi interventi? Ricordiamo che c'erano delle stradine strette e queste stradine strette portavano alla diffusione più rapida del colera perché non passava aria, non erano soleggiate e quindi per questo nasce il risanamento della città, per eliminare questi quartieri, eliminare queste stradine strette. Amici, una piccola curiosità, si chiama Piazza Nicola Amore perché prende il nome dal sindaco dell'epoca, Nicola Amore. Dovete sapere che inizialmente c'era una statua che rappresentava proprio Nicola Amore al centro della piazza. Oggi non c'è più, vi chiederete perché? Perché nel 1938 Adolf Hitler, per facilitare il corteo, il passaggio dei nazisti, spostò la statua di Nicola Amore in piazza Vittoria e quindi oggi non c'è più. Continuiamo a camminare, c'è anche De Zenis qui, negozio di scarpe, ecco. Dovete sapere, amici, che questa strada è molto molto lunga, è lunga circa 1,3 km. Esatto. Quindi c'è da camminare molto. Inoltre ci sono molti negozi anche sul lato destro, noi stiamo camminando qui sul lato sinistro partendo da Piazza Bovio. Esatto. Ma ci sono anche tantissimi negozi sul lato destro, quindi sono veramente veramente tanti, una strada molto molto lunga. Bene o male queste vie, via Toledo e via Roma, e Corso Umberto I sono tutte quanti vicino, basta solo un po' camminare a piedi, con un po' di pazienza vi potete muovere e visitare tutta la città e fare shopping. Siamo arrivati al termine del nostro percorso, siamo arrivati qui a Piazza Garibaldi ed è qui che inizia Corso Umberto I fino ad arrivare a Piazza Bovio. Da Corso Umberto I è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!